Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In questo quarto capitolo delle cronache di Inca il Ragno vedremo l'investigatrice di Casa Selvaggi cercare indizi che la porteranno sulle tracce di uno dei marziani più famosi, o per meglio dire, famigerati, dell'intero impero. Finalizzando le sue indagini, ella comprenderà se i miti che vengono narrati su questo soldato risponderanno alla realtà? O i racconti che vengono tramandati di padre in figlio risulteranno essere solo storielle senza nessun fondo di verità? Scopriamolo assieme in questa nuova lore. Dalla penna di Daniel Lovat Clark e tradotto da Carmelo Massimo Tidona, ecco a voi la leggenda marziana. Andiamo a dargli un'occhiata. Il predone Ixili, con un occhio solo, una volta è stato morso da un'aspide di Macis. L'aspide è morto avvelenato 2 giorni dopo. È solo una delle tante storie che ho sentito sul misterioso marziano, un soldato nella legione Ixili. La storia non ha senso, così come molte di quelle storie. Credetemi, i ragni conoscono i veleni e i marziani non sono tossici. Ma gli aspidi di Macis sono decisamente velenosi. Ho sentito che Ximilpix ha costruito la capsula di clonazione da cui è nato. Ximilpix è il nome del marziano, o almeno uno dei suoi nomi. Impossibile, ovviamente. Il marziano con un occhio solo non fa le flessioni. Spinge giù il crogiolo. Privo di senso, anche se vero. La vanagloria vuota di qualcuno che ha appena scoperto l'idea del movimento relativo. Eppure, una cliente venne da me, un arconte, niente meno. Si faceva chiamare il Liscala più giovane e indossava un corpo che poteva passare per quello di un'elfa o di una bambina umana. Come per tutti gli arconti, il corpo era per comodità o vanità. Chi può dire cosa interessa agli arconti? Non io, e potrei esserne l'esperta di maggior spicco del crogiolo. Il Lisca non aveva solo sentito le storie, ne era colma. Il predone con un occhio solo combatte 50 cicli al giorno. Ridacchiò dondolandosi sulla sedia di vimini fuori dalla mia finestra. È così folle ed è anche divertente, perché i giorni sono molto più corti di 50 cicli. Concordai che la storia fosse sia incredibile che divertente. Ma cosa desidera? Chiesi. Voglio conoscerlo, rispose lei. O almeno voglio scoprire se è vero. Non credo probabile che sia all'altezza delle storie, anche se Ximilpix fosse vero. La avvertì. L'arconte si spinse indietro sulla sedia, dondolando per un attimo a testa in giù a parecchi metri sopra il suolo della foresta. «Non sono ingenua», disse. «Ma di certo, Inca, sarai almeno un po' curiosa di scoprire chi mai possa aver ispirato tali colorite leggende». Aveva ragione. Perciò stabilimmo un prezzo e partì per trovare Ximilpix, il predone Ixili. Viaggiai attraverso Centralopoli, non lontano dai confini di Nova Hellas, pensando che più mi fossi avvicinata al territorio controllato dai marziani, un popolo pesante che cercava di reclamare e mantenere dei territori sul crogiolo, più era probabile che trovassi dei resoconti di prima mano. Avevo sentito delle storie, non solo sulla leggenda marziana, ma sui marziani stessi. Chiusi, xenofobi, aggressivamente espansionisti. Perfino gli arconti avevano problemi con gli antichi marziani, che li vedevano come una minaccia per la purezza della propria specie.
si dà il caso che quelle storie fossero grandemente esagerate. Centralopoli era piena di marziani. Alcuni mi dissero di essere in servizio esplorativo, ma altri furono schietti sull'aver disertato l'esercito marziano per iniziare a vivere nuove vite nelle strade, vicoli, tunnel e percorsi di Centralopoli. Tutti avevano delle storie sul predone Ixili con un occhio solo. A Centralopoli le storie assumevano un bizzarro sapore metropolitano, prova che i racconti sul predone con un occhio solo stavano circolando in comunità non marziane, forse, o solo prova che il predone in sé stava venendo notato al di fuori di Nova Hellas. Il predone con un occhio solo legge entrambi i lati della pergamena di Mobius. Ridacchiò un archivista logotariano. Una volta, in una battaglia lungo la frontiera argentea, Ximilpix ha ucciso 11 nemici su 10 con 9 colpi del suo blaster. Gracchiò un marziano, stando sull'attenti in onore dell'eroe non visto. Beh, quello che ho sentito... sussurrò il proprietario di un ristorante marziano sulla via del conquistatore. È che il predone Ixili condisce il suo cibo col liquido di raffreddamento dei reattori. Il ristoratore mi fece l'occhiolino con una di quelle disgustose palpebre che non hanno i ragni. Nient'altro, è abbastanza piccante. Questo mi portò a una lunga discussione sulla cucina marziana e a un tentativo da parte sua di vendermi tutto quello che aveva sul menù. Un gruppetto di marziani nell'angolo sentì la conversazione e mi fece cenno di avvicinarmi. Quello che ho sentito, sussurrò uno di loro sopra una spalla come se avesse timore di essere ascoltato. Quello che ho sentito? Il predone Ixili con un occhio solo è così minaccioso che ha viaggiato con un arconte per oltre 100 rotazioni e quando è tornato... Qui il mio interlocutore abbassò la voce a un mero sussurro, a malapena sufficiente a far vibrare i miei peli auditivi. Quando è tornato, gli antichi non gli hanno asportato il cervello. Un basso sussurro accolse la sua affermazione, mentre gli altri marziani del gruppetto si facevano indietro premendosi le mani sulla bocca. È vero, proseguì il nostro narratore. Gli hanno solo fatto delle domande su quello che aveva appreso nel mondo esterno. Ma asportano sempre il cervello, insistette un altro marziano più piccolo, pallido e nervoso degli altri. È per questo che non possiamo tornare. È solo una storia, insistette un terzo marziano, e poi partì un'accesa discussione in merito al fatto che il loro impero militaresco xenofobico fosse o meno abbastanza militaresco e xenofobico da ucciderli per essersene andati. Riflettei sulla situazione mentre lasciavo il ristorante, cercando di capire come la leggenda di Ximilpix si integrasse all'idea che i marziani avessero di loro stessi. Veneravano il predone Ixili sia per essere il pinnacolo di ciò che un marziano poteva essere, sia per il violare le norme marziane tanto profondamente. Metà delle storie riguardavano la leggendaria abilità marziale del loro idolo e l'altra metà la libertà che si acquistava con la paura e il rispetto. Dal punto di vista di un soldato marziano di casta inferiore, del tutto sottomesso alla più alta e presunta più intelligente casta degli anziani, capivo perché la leggenda fosse così attraente. Ehi, piccolo insetto! Fui riscossa di scatto dalle mie riflessioni, da una voce tonante, e mi girai sulla parete per vedere meglio. Un paio di giganti Brobnar avanzavano verso di me, uno con una barba attraversata da luccicante filo di rame, l'altro col tatuaggio di un serpente che le si avvolgeva al viso. Barba luccicante si sporse per puntarmi contro un enorme dito. Ho sentito che sei tu, quello che va in giro a fare domande sul piccolo imbelle marziano. Hai capito tutto male,
aggiunse Faccia di Serpente. Quelle storie? Quelle sono storie su Brobdingnar, il primo gigante! Brobdingnar si lava i denti con laminatura di ferro, acido per batterie e idromel del Valhalla, disse Barba Luccicante. Brobdingnar non dorme, attende! Ci sono due tipi di persone, i vivi e quelli che hanno fatto arrabbiare Brobdingnar. Racconta bene la storia, insistette Faccia di Serpente, o ti schiaccerò! Come un insetto! Ho solo le storie che mi hanno raccontato, farfugliai. Non mi vergogno ad ammettere che ero spaventata. Entrambi i giganti sembravano aver bevuto non poco idromele del Valhalla a loro volta, e i giganti ubriachi sono anche più pericolosi di quelli normali. E mi sono state raccontate tutte quelle storie sul predone Ixili con un occhio solo. Ma quelle erano storie Brobnar prima! Ruggì Barba Luccicante. Ti strapperò le zampe se racconti a qualcuno che qualche marziano è più forte di Brobnar! Questi due ti stanno importunando? Chiese una voce roca all'imboccatura del vicolo. Tutti e tre ci voltammo a guardare e lui era lì. Ximilpix, il predone Ixili, con un occhio solo. Era delineato dai lampioni stradali all'inizio, ma poi si avvicinò alla luce tremolante delle insegne luminose lungo il vicolo e riuscì a vederlo bene. Testa a cupola, due braccia e due gambe, pelle grigio-verde, un marziano in tutto e per tutto. Aveva la pelle un po' rovinata e malconcia per via delle sue avventure, e uno degli occhi era bianco, la pelle che lo circondava cicatrizzata. Indossava un uniforme da soldato marziano e aveva un blaster al fianco. Oh, cavolo! Mormorò Barba Luccicante. Vattene da qui, testa a cupola! Ringhiò Faccia di Serpente. Questo non ti riguarda! Io penso di sì. La voce di Ximilpix era come una pialla tirata sul legno. Era una voce che profumava di pelle conciata e cedro, una voce che era stata negli angoli più remoti del crogiolo ed era tornata. Era calmo potere. Barba Luccicante riuscì a sentirlo. A quanto pareva, solo Faccia di Serpente non ci riusciva. Agram, sibilò Barba Luccicante, poggiandogli una mano sulla spalla. Andiamocene da qui. Faccia di Serpente. Agram tolse la mano di Barba Luccicante e si fece avanti minacciosa. Non ho paura di un piccolo ragno e un fesso di un marziano. Si mise una mano su un fianco e sollevò un grosso pezzo di metallo. Parte ascia, parte piedi di porco, parte fiamma ossidrica. Tanto arnese da meccanico quanto arma. Supposi fosse probabile che la usasse come entrambe le cose secondo necessità. Errore, disse Ximilpix, che estrasse il blaster talmente in fretta che le sue mani furono una macchia indistinta. Si udì un sonoro e poi l'ascia fiamma ossidrica di Agram fu in terra, fumante, sibilante e tutta deformata. Lei si strinse la mano ferita al petto. «E tu, amico?» ringhiò il marziano. Barba Luccicante alzò le mani in aria. «Ehi, stavamo solo parlando! Era solo un amichevole disaccordo!» «Era quello che pensavo, ma credo sia il momento che ve ne andiate. Adesso!» Il gigante annuì, afferrò la sua compagna e se la trascinò, volente o nolente, lungo il vicolo e fuori dalla mia vista. Il marziano si rivolse a me e fece un cenno con la testa. «Mi dispiace per il disturbo», disse. «Torno sulla mia strada». Riuscii infine a raccogliere le mandibole quanto bastava
per seguirlo mentre si arrampicava nel percorso. «Aspetta!» lo chiamai prima che sparisse alla vista. Il marziano si fermò, girandosi a fissarmi con l'occhio buono. «Devo chiedertelo», dissi. «Le storie sono vere?» «Le storie?» Ximilpix tirò su col naso. «Posso espandere i diamanti facendoli tornare carbone? Il crogiolo mi gira sotto i piedi quando cammino? Quelle storie?» «Che sei un grande guerriero, che hai lasciato l'impero di Marte e sei tornato, che non conosci la paura!» Ximilpix fece una pausa, guardandomi dall'alto. I miei piedipalmi tremarono mentre estraevo una penna e una carta per annotare qualsiasi perla di saggezza il predone Ixili con un occhio solo avesse da condividere. «C'è qualcosa di vero?» «Ha importanza?» mi chiese. Poi se ne andò. Pensai a quella domanda lungo tutta la strada verso casa. Quando infine fui alla mia scrivania, annotai il mio rapporto, tutte le storie che ho sentito su Ximilpix e il mio giudizio finale. «Ognuna di quelle storie è vera», scrissi, «anche quelle impossibili, soprattutto quelle impossibili. Devono essere vere, perché Marte, l'intero crogiolo, ne ha bisogno. Ha bisogno che Ximilpix esista, che ci sia là fuori una leggenda vivente». Omisi il mio incontro con Ximilpix dal mio resoconto iniziale. È solo adesso, cicli dopo, che mi sento spinta a condividere la verità della cosa. In molti sensi, il predone Ixili con un occhio solo è più di quello che una qualunque storia avrebbe potuto mostrare. Era più di quello che mi aspettavo. Spero sia ancora là fuori. Ximilpix non è stato all'altezza della sua leggenda. La leggenda è stata all'altezza di Ximilpix. Da questo nuovo spaccato di vita sul crogiolo abbiamo appreso che l'impero marziano, a volte, stanca anche coloro che ne fanno parte, portando questi ultimi a disertare trovando asilo nella speranza di ricostruirsi una vita tra le vie di Centralopoli. In più abbiamo scoperto che la casta degli anziani viviseziona letteralmente la casta dei soldati, che continua ad essere generata attraverso la camera di incubazione che clona il DNA marziano per generare da un singolo filamento un potente esercito. Che sia possibile che da quando siano usciti di scena essi abbiano iniziato una produzione su vasta scala per rafforzare la propria armata? E quando quest'ultima sarà ipoteticamente pronta, i marziani sferreranno l'attacco decisivo contro ogni altra casa per la supremazia totalitaria del crogiolo? Come sempre, solo il tempo saprà darci una risposta. Inoltre, siamo giunti a conoscere il nome del primo Brobnar mai apparso sul pianeta al centro dell'universo, Brobdingnar. Lo vedremo sotto forma di carta in una prossima espansione? Non è da escludere, soprattutto se il tema di un prossimo set saranno le vecchie leggende che hanno popolato il crogiolo prima dei giorni nostri. Sono ipotesi, chiaramente, e quindi come per il ritorno di Marte, anche qui non mi resta che ripetere, staremo a vedere. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.